Sì, stamani accogliamo una delegazione dei distretti rurali della Sardegna perché domani ci sarà a Firenze l'assemblea della consulta nazionale dei distretti rurali, di cui anche il distretto superiore del Val d'Arno ne fa parte. Il nostro progetto, che abbiamo presentato come distretto rurale, è arrivato secondo nella graduatoria nazionale tra tutti i progetti presentati al Ministero delle Politiche Agricole. E questo, diciamo, ci fa capire quanto sia le aziende, quindi gli imprenditori, ma anche il tessuto associativo e cooperativo che fa parte del distretto rurale, si siano impegnati e abbiano presentato proposte all'avanguardia su tematiche che connettono l'agricoltura ai territori. L'essere parte anche della consulta nazionale è importante per noi perché comunque ci permette di dialogare con il Ministero riguardo per esempio ai bandi e anche di cercare di capire quali sono le opportunità migliori per il nostro territorio. Oggi siamo qui a Valdarno proprio perché molti aspetti ci legano, il fatto appunto di avere un'agricoltura di piccoli produttori fatta appunto di prodotti di qualità, e vorremmo appunto costruire con questo territorio dei rapporti consolidati e mettere a sistema tutto il sistema produttivo, in particolare quello agroalimentare, ma legandolo anche a un turismo esperienziale, eccetera. Quindi l'obiettivo, e ci fa molto piacere, già un primo approccio c'è stato in via indiretta, oggi di persona avremo l'occasione di constatare questo e ci fa molto piacere. È un'agricoltura che dal punto di vista qualitativo rappresenta sempre un'eccellenza. Il problema dell'agricoltura toscana oggi è fortemente condizionato dalla mancanza di precipitazione e della carenza di acqua. La provincia di Arezzo, forse è una delle più fortunate avendo Monte d'Oglio, che rappresenta una ricchezza che però è ancora abbastanza limitata per la capacità di distribuzione di questa risorsa che diventa indispensabile. Oggi fare qualità in agricoltura significa avere acqua. E se non si ha acqua siamo legati all'andamento stagionale che vedete, e vi dico la verità rispetto a Grosseto, io vengo da una realtà come quella grossetana dove oggi la situazione è drammatica perché non abbiamo acqua nel fiume Ombrone, qui salendo verso Terranova ho visto che comunque un minimo di precipitazione c'è stata, però senza acqua non si può fare né agricoltura né turismo.